Parto dalla fine, nel senso che prima di raccontarvi cosa ho fatto, cosa abbiamo visitato, com'era la settimana, vi dirò che è stato un viaggio per me sicuramente molto bello, molto stimolante e non vi nego che comunque sono tornata con tante domande, tante riflessioni e mi ha arricchito comunque tantissimo. Quindi questa è sicuramente una cosa che vale la pena. E vale la pena sperimentare, ecco. E partendo da questo, poi ci sono invece tante altre cose che bisogna mettere in conto, che bisogna considerare. E tra cui, chiaramente, allora, noi siamo stati a São Gabriel de Cachoeira, che è... Breccia. Ok, allora nell'angolo proprio verso la Colombia è il Venezuela, lì al confine, è chiamata la testa di cane perché è la sua forma, e lì c'è la missione di Don Maurizio Setti, che alcuni conoscono perché era un prete di Modena prima di partire per l'Amazzonia. Allora, questa è São Gabriel de Cachoeira vista dall'alto, è una piccola città, ma quello che colpisce arrivando là è la vegetazione, è la foresta, è proprio la vista della natura, è la natura stessa la protagonista. E noi cosa abbiamo fatto? Abbiamo seguito Don Maurizio nelle itineranze, quindi nella visita a tutte i piccoli villaggetti, le piccole comunità che sono dislocate lungo i fiumi. Abbiamo fatto 2 settimane di itineranza appunto a seguito di Don Maurizio, che si sposta e va a visitare per dire messa in ognuna, e la prima settimana sul rio Curicuriari e la seconda sul rio Negro. Ci si sposta in barca. E eravamo in due, siamo partiti in due. Di solito non sono gruppi grossi quelli che partono dall'Amazzonia, perché ci si sposta con queste barchette, e più o meno da 5 posti. Uno è Don Maurizio, uno è la suora che c'è sempre, terzo il guidatore, e poi ci stanno 2 o 3 persone, non di più di solito. E queste sono le comunità che visitiamo, e sono veramente super accoglienti, sono calorosi, e noi siamo partiti con pochissimo, uno zainetto, un'amaca, perché si dorme sulle amache, tanto spirito di adattamento, e il resto ci veniva dato da tutte queste comunità che visitavamo, quindi cibo, quindi acqua, viveri vari. Adesso queste sono appunto i villaggetti, quindi pochissime case, più che altro baracche, ma il clima per fortuna qui è davvero mite, nel senso che la sera fa anche un po' freschino e conviene portarsi un paio, però di giorno invece è abbastanza caldo e afoso. E ecco, noi di fatto partivamo la mattina, ci alzavamo presto, in realtà vi devo dire che anche di notte non si dorme tantissimo su queste belle amache, e anche perché siamo tutti nello stesso stanzone, e quindi se uno si alza, se a volte entrano dei cani, degli animali, non animali feroci perché non ne abbiamo visti, però animali ne entrano, anche solo galline, maiali, insomma, entrano in queste barche. Anche perché non hanno porte. O meglio, sono basse, ma a volte ci dimenticavamo anche di chiuderle, quindi la mattina quindi ci alzavamo molto presto, e più o meno con il sole, più o meno è quella, e facevamo colazione nella comunità che ci aveva ospitato per la notte,
Poi partivamo, andavamo, ci spostavamo con la barca al villaggetto successivo, arrivavamo, c'era sempre una merenda offerta, abbiamo mangiato tantissimo, pensavamo di dimagrire, in realtà abbiamo mangiato a ripetizione e poi dove siamo arrivati si dice messa e ci si ferma per il pranzo e facilmente si riparte, dipende, alcune ci si ferma di più, alcune ci si ferma di meno e si va nella successiva, si dice messa e ci si ferma per la notte. Diciamo che in questi trasferimenti la cosa più, diciamo, l'attività più bella che abbiamo fatto è stato questo, di giocare con i bambini. Veramente molto molto bello, i giochi sono molto facili, la lingua è il portoghese, che parlano quasi tutti, anche se loro in realtà parlano le loro lingue, hanno i loro idiomi, sono tante lingue, quindi sì, però parlano quasi tutti ormai il portoghese. E io sinceramente non lo parlavo e non lo capivo molto bene, ma comunque si riusciva a dialogare, si riusciva a comunicare con loro. E abbiamo giocato con loro e sono, ok, sì, un po' di foto per prendere l'idea. E niente, ecco, questo era il pranzo. In realtà la dinamica del pranzo è diversa, nel senso che noi che siamo visitatori ci fanno servire per primi gli ospiti, poi gli uomini e poi le donne e i bambini. Quindi in realtà vedete questa cosa molto caotica attorno al tavolo, ma per fortuna noi ci servivamo per primi. E c'è sempre farina di mandioca. E ci sono sempre delle zuppe di pesce o di carne a seconda di quello che hanno cacciato o pescato. E c'è il pane fatto con la farina di mandioca, che è quello che prosciuga completamente la bocca. Infatti, dopo la prima volta che provate a mangiarlo, vi dicono quello va intinto nelle salse, nei sughi, perché altrimenti è immangiabile. E poi c'erano varie altre cose, tipo, beh, adesso questo è un succo di açaí che se andrete là proverete, anche se non, a me non faceva impazzire. E il cibo comunque a me ma anche l'altro ragazzo che è venuto con me, insomma, non abbiamo avuto grossi problemi. Ci vuole un po' di spirito d'adattamento, non si sa bene cosa ci sia, insomma, dentro le pentole che trovate, ma insomma si mangia. Di solito il riso c'è sempre, fanno di solito della pasta, del pesce e poi a volte è meglio non farsi troppe domande. Questa era un'altra cosa abituale, nella comunità dove di solito ci si ferma per dormire, e la sera proiettiamo un film, cioè Don Maurizio proietta un film per i bambini. Cose pratiche. Cellulari, si diceva, ecco qui non solo non c'è il collegamento internet quando si è via in itineranza, ma non c'è addirittura nemmeno il segnale del telefono, quindi se dovete chiamare a casa non si fa. E quindi per tutta la durata dell'itineranza, che possono essere 4, 5, 6 giorni, non c'è internet, non c'è telefono, è assolutamente inutile se non per fare qualche foto e poco altro. Non c'è neanche grosso modo l'elettricità, perché l'unica elettricità che hanno è la lampadina che pende al centro della stanza e parte solo la sera, che hanno un generatore. In molte di queste non ci sono nemmeno i bagni, quindi natura, alberi per fortuna ce ne sono tantissimi. E questa è la situazione, anche dove ci sono, sul rio Policoliari nessuno aveva i bagni, mentre sull'altro, il rio Negro, hanno delle
latrine dei bagni, ma è quasi meglio, è quasi meglio dove non ci sono. Anche la doccia e il bagno è il bagno nel fiume. Questa è la sistemazione per dormire, dove si è tutti grosso modo in una stanza. A volte eravamo fortunati, ci davano due stanzette così, quindi di solito stavamo, per dire, io e la suora e gli uomini dall'altra parte, ma comunque non c'è un grosso problema di privacy. E, ecco, qui l'amaca. E questo è il bagno, ecco, questo è la doccia, anzi. E, detto questo, vi volevo far vedere un po' di panorami, perché veramente secondo me sono la miglior presentazione, insomma, ecco, questo è. Per il resto, il viaggio per arrivare, il viaggio per tornare è un viaggio della speranza. Sono 3-4 aerei, e quasi 2 giorni di viaggio, no, quasi 1 giorno e mezzo di viaggio, forse un po' di più. Ecco, l'anno scorso, cioè questa esperienza, noi ci siamo spostati frequentissimamente, cioè proprio abbiamo visitato tutte le comunità insieme a Maurizio, era il primo anno che veniva fatto, quindi abbiamo proprio seguito lui, e è stato molto veloce, cioè stavamo poco in ogni comunità e riuscivamo anche forse poco a relazionarci. Per contro, molto bello, perché vedi la diversità di ognuna, vedi proprio una carrellata di tante diverse cose, tanti diversi modi di vivere, tante diverse organizzazioni. E, ecco, può darsi che quest'anno cambi qualcosa, perché lui, chiedendoci un feedback da Maurizio, diceva appunto che probabilmente potrebbe esserci la possibilità di stare magari qualche giorno di più in una comunità, quindi magari 3-4 giorni, adesso non so come farete. Lui diceva che... Okay.